Cosa sta succedendo tra Jessica Selassie e Baru dopo il Grande Fratello VIP 6? In questi giorni, i fan dei Yeru si stanno chiedendo se la conoscenza stia andando avanti fuori dalla casa di Cinecittà come entrambi speravano accadesse. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha mai dato delle certezze alla principessa, ma ha sempre dichiarato di essere pronto a rivederla lontano dalle telecamere. Tra liti e avvicinamenti continui, i Yeru sono entrati nei cuori di tantissimi telespettatori che ora cercano delle risposte. Nella sua prima intervista dopo la vittoria, Jessica è tornata a parlare di Baru. Ma dopo non sono più uscite fuori altri commenti da parte dei due diretti interessati. Infatti, sui social network entrambi mantengono il silenzio su ciò che starebbe accadendo. L'unica mossa che sta mantenendo vive le speranze dei fan è quella di Baru, che ha iniziato a seguire su Instagram la Selassie. Quest'ultima ha fatto la stessa cosa. Ed ecco che, curiosi di scoprire come stanno davvero le cose, i telespettatori hanno chiesto a Deianira Marzano e Amedeo Venza le ultime news su Yeru. Ebbene, entrambi gli esperti di gossip hanno rivelato di aver saputo da fonti vicine a loro che, dopo la finale non si sono più rivisti. E, non si sono più sentiti. Venza ha aggiunto che, Jessica non è trepidante di vederlo. Chiaramente queste sono solo indiscrezioni, in quanto la certezza arriverebbe se Jessica e Baru confermassero o smentissero. I fan non vogliono crederci e sui social fanno sapere che loro speranze non moriranno. Ad alimentare il desiderio di vedere Yeru dopo il GF VIP 6 insieme pare ci stia pensando Clarissa Selassie. La principessa, in queste ore, si lascia andare su Instagram a uno sfogo proprio contro le false notizie. Non si comprende se si riferisca a questa situazione qui o ad altro. Indubbiamente, ci tiene a precisare che qualunque annuncio, se non confermato da loro, potrebbe non corrispondere alla realtà. In effetti, le sue parole sembrano legate a questi ultimi gossip. Ci tengo a informare tutti che vi sto leggendo e sono al corrente che ci stanno persone, che parlano a nome delle mie sorelle o a nome mio. Ci dissociamo completamente e, se non sentite una dichiarazione direttamente da una delle tre, sono quasi sempre notizie sbagliate e false. We'll be right back.